Si è girata. Buongiorno. Problema tecnico oggi. Buongiorno. Segaleno Dele. Buongiorno. Come state? Spero bene. Spero che tutto a posto. Da oggi inizia la fase 2. Ma non vuol dire che è finito tutto cosa. Anzi, il mio grandissimo consiglio è di fare molta più attenzione di quello che abbiamo fatto fino adesso, perché ho avuto la sensazione, stamattina sono sceso un attimo in pescheria, ho avuto la sensazione che la gente quasi aspettasse questa data per fare la liberazione, ma non è assolutamente vero, non è assolutamente così, e voi lo sapete meglio di me. Bene, allora, spero che la genovese è venuta a posto, poi ne parliamo dopo. Voglio iniziare, così vi faccio vedere 3-4 bei consigli simpaticissimi che tengo, secondo me, pure oggi per voi. Ci allora. Salutano Lucrezia, Pina. Ciao Lucrezia, buongiorno, ciao Pina, buongiorno a te. Pascal, poi Antonella, Pascal, Lina, sono Antonella. Già in tantissimi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, bei consiglietti pure oggi, di tutte cose, di recupero, qua tengo addirittura il riso di venerdì, Una parte ce lo mangiamo e una parte l'ho conservata perché voglio farvi vedere una delle mille idee che può essere ricavata da quel riso. Vabbè, qua ho preso delle seppie fresche, belle, le andiamo, guardate, le apriamo a metà, la testa la apriamo a metà, vedete? Così si cuoce molto molto meglio. Gennaro Massa dice: da Bacoli la genovese è straordinaria. Ciao Gennaro, grazie. E Giuseppe Balestrino dice: stavamo facendo male pensiero. Ciao Giuseppe. Sì, e guarda, è arrivata la signora, che una nostra collaboratrice, che sono 2 mesi gravi e oggi è avuto pure questa liberazione. A che ora si è presentata secondo te, Giuseppe? 11 meno un minuto. Buongiorno, allora dove iniziamo? Vattene ahí. Siediti, prenditi il caffè, ci vediamo fra un po'. Ma vuoi iniziare? Vabbè, lasciamo stare. Le seppie, le teste delle seppie, eccole qua. I corpi. Questo qua è un piatto, un bellissimo piatto per fare, per avere sempre soddisfazione e fa dieta, come vi dico sempre, perché la dieta si da fa sempre con la soddisfazione, sempre col sorriso. Puliamo il nostro coltello, facciamo una pulita. Intanto Salvatore Duraccio, Francesco Marchitelli, Andrea. Salvatore, Andrea, Francesco, ciao, buongiorno a tutti. Allora, c'è Ludo R, buongiorno Ludo. Ludo R. Allora, sei un grande. Si cruci troppo assai. Poi quando saremo a quattro occhi ti dirò perché. Ok, allora, la seppia, un poco d'olio. Qua un poco di sale, le ho unte e poi ne andiamo a impastare un poco, così, vedete, molto semplicemente. Poi un poco di pane grattugiato, non molto, non facete il cotoletto, proprio giusto per farla attaccare un poco poco. Leopoldo Tiso dice: ecco, ieri qua. Ho fatto la genovese, ho fatto il Buchinder, adesso chi li paga i danni? A signore Ivas. Ciao Leopoldo. Ecco qua, mettete ad arrostire, io tengo questa piastra proprio da casalinga qua, eccola qua, vedete? Per questo voi la potete fare benissimo a casa, questo servizio. E mettete ad arrostire le seppie, le teste, che sono sempre più coriacee, aperte, vedete? Eccole qua. I corpi ci ho rimandato un poco, li mettiamo da parte. Intanto li lavo le mani e prendo. Questi sono tutti i servizi che sennò fate in mano. Facciamo un'altra passatina al nostro tagliere. Luca dice: grazie chef per quello che stai facendo, grazie del tuo tempo e della tua positività. Grazie, grazie Luca. Figurati, per me è solo un piacere fare sta cosa, perché mi piace, parla. Mi viene il tempo anche a me e mi fa piacere comunicare quello che sono i miei pensieri di cucina, perché vi dico sempre, allora prendo una peglia. Intanto Vittorio Conte chiede se è possibile utilizzare qualche altro pesce, oltre che la seppia. Calamaro, totano, per fare, vabbè, pure pesci bianchi. Questo qua
sto facendo un piatto per la dieta, una bella seppia così, con delle verdure arrostite, cotte, delle verdure cotte e crude, che ha finito uno per regnare la pancia, per regnare l'occhio e vi fa pure dimagrire. C'è Giacco che dice, proprio oggi avevo preso dei polipetti, mi hai letto nel pensiero. Bene Giacco, allora, fate cuocere bene. Pane duro, come sapete, è la mia passione. Pane duro e non ti dai il caso. Eccolo qua. Andiamo di tagliare, tagliamo le fette più o meno un centimetro e mezzo. Dice Luisa Zaza, noi le puzze in casa non le possiamo fare, dove le arrostiamo? Ma quando va, Luisa, questo è un profumo, questo è come buttarsi uno Chanel, perché ha la puzza? Tu sai, arrostiamo una testa di secchie. Guarda qua, la fate andare bene delicatamente perché si deve cuocere e ha bisogno. Allora, la testa coriacea ha bisogno di tempo. Molto tempo per cuocersi, o un minuto o un'ora, il corpo due minuti del corpo, e questo facciamo cuocere le teste con calma. Nel frattempo pane duro, acqua, e andiamo a fare, ci organizziamo, facciamo una bella pizza di pane. Mettiamola qua. In molti ci stanno dicendo che l'audio stamattina non si sente bene, sono mortificata, ma non so cosa. Non si sente bene l'audio. Non so per quale motivo. Intanto Marco Landi dice, ieri sera mi sono gustato le tue 6 ricette in 30 minuti sul gambero rosso. Bene. Sei grande. Ti ringrazio, grazie mille. E Giovanni Cocozza chiede se la griglia era unta. Unta, certamente deve essere unta. È rovente. Vedete, voi le fate, mettete, fate un servizio e le fate andare. Mi dai che presa, la seppia arrostita è straordinaria. Però deve cuocere con calma la testa, altrimenti non va mangiata, è dura, va fatta stufata, va fatta in una maniera, ma non va fatta arrostita. Per farla arrostita ci vuole un pochettino di tempo, ma è buonissima. C'è Luisa che chiede un consiglio su come utilizzare dei gamberoni. Come utilizzare dei gamberoni, anche come li sto facendo adesso. Spolverate di sale, un filo d'olio, un po' di pane grattugiato e voilà. Allora, con il pane fate tutto questi, chiudete tutti i buchi, altrimenti quando lo andate poi a farcire, a preparare, se ne cade la mozzarella per dire, per questo fateci il buco a tutto e non vi preoccupate. E usate le mani, non vi preoccupate, non succede niente. Maria Rosaria Danza. Ma tutti quanti mi raccomandano a dire, mettete i guanti, mettete chiesa, mettete là. E ti fanno proprio. E infatti Ludo dice, chef, devo mettere l'elmetto, mi devo preoccupare. Sì, sì, Ludo. Mettete l'elmetto, che caso un boom e tricchi track. Allora, pane. E oggi l'ho pensata un po' strana, ma che secondo me per il buco nero. Come la facciamo? La facciamo nel modo più semplice possibile. Fave crude sgusciate. Proprio semplice a semplice. Ci mettete un minuto, papà, usiamo in questo periodo, usiamo le fave perché non è come un periodo che dura chissà che. Per Giovanni questo. Don Anselmo dice secce numero 5, meglio di Chanel. Ciao Giovanni. Sì, secce numero 5, mi piace. Poi ci mettiamo. La cipolla, vedete, tutto senza condire, bella cipolla, che è una cosa eccezionale, mezza cruda, mezza cotta. Non mi piace metterci la cipolla cotta, mi piace proprio una cosa che sono le verdure giusto giusto appassite dal calore del forno. Eccole qua. Poi questa è la pancetta straordinaria, buonissima, del mio amico Pietro Bologna, sempre Serpepe. Pure i maiali sono biologici di Serpepe, vengono allevati con legumi biologici. Orazio chiede invece delle fave, cereali, che è possibile mettere invece delle fave.
Guarda, Orazio, questa qua è morta soia, fava pancetta e cipolla, perché è proprio il periodo, ma la puoi fare pure con i piselli. E poi questa qua, la morte sua proprio è la margherita, la marinara, qualche giorno faremo pure la cosacca. Eccola qua, vedete quanto è bella questa pizza? Guardate, ma non è finita ancora. Leggo il messaggio di Giacco, dimmi se faccio bene maestro, mi sono avanzato un piatto di ziti alla genovese di ieri, a proposito ci hanno nominato per l'Oscar, comunque voglio fare una frittata di pasta alla genovese, che dici? È perfetta, Giacco, è proprio a fine del mondo. Fammi venire la signora sotto prima della pasta su pizza. Titti Zunghero dice, ma il pane bagnato con acqua e basta? Pane prima bagnato con acqua e basta, sì. Ecco qua, le teste, vedete, stanno facendo bene, diamo già, mettiamo giusto un goccio d'olio ancora e facciamo andare via nel lato della piastra, deve avere il tempo di cuocersi. In ultimo andiamo a mettere una mozzarella, come sapete. Ciao, eccola qua. I calamari ripieni utilizzando invece dei broccoli, friarielli e salame, è venuto davvero eccezionale. Sì, l'immagine. Eccola qua la nostra pizza. C'è Judith che chiede di mettere il telefono in orizzontale, però noi ci abbiamo già provato inizialmente nelle dirette iniziali e non avevamo buoni risultati. Andiamo a spolverare con un po' di pecorino. Ancora Roberta Carcano dice, Rossella, per favore puoi chiedere il nome del tonno che vedemmo qualche giorno fa, non lo ricordo e vorrei ordinarne un po'. Guardate qua, si rubano un buco a terra, si rubano tutti da novella da voi tutto quanto, buonissima, di grande recupero, di stagione, penso cose questo, sapete. Ma la andiamo a infornare. Ecco qua, c'è di tonno che costa. Sì, e dice che tonno, ma non il tonno è Iasa. Iasa, cercato perché è un'azienda che ne vale la pena conoscere, secondo me. Allora, quanto ecco lo mettiamo? Mettiamo 170, no, usiamo ancora la teglia e andiamo a mettere le nostre secchie, mettiamo i corpi, vedete come stanno, e andiamo a cucinare pure il nostro corpo. Questo qua deve cuocere pochissimo rispetto alla testa. Questo è uno dei piattoni che si fa, che si mette a cuocere secchi e corpo assieme e si fa. A dopo mese cotto e un corpo mese bruciato, non si fa mai una cottura bella di sé. Viaggio Palladino chiede, la cipolla prima stufata? Tutto avuto, la puoi mettere pure stufata se ti piace. Questa la volevo fare proprio molto naturale, molto fresca. Poi si piace la cipolla che rimane croccante, la fava lo stesso, tutto a crudo. Si ci può una mozzarella, qua guardate, ragazzi. C'è Francesco Napolitano. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno, proviamo un attimo il tagliere. Allora, io intanto faccio un punto. C'è Loredana Imperiale, Francesco D'Agostino. Ciao Loredana. Mario Pierri. Ciao Mario, eccolo qua, guardate il corpo, deve essere proprio scottato. Ma se c'è veramente di minuti, contrario della testa, deve essere proprio scottato. Vedi? Una cosa veloce veloce. Raffaele Mollo. Ciao Raffaele, buongiorno. Allora, Pinocchio, che voi sapete, che mi piace moltissimo come... Emanuele Esposito da Scampia e ancora Rosaria Minopoli. Ciao Emanuele, buongiorno Rosaria. Buongiorno a te, cipolle, le tagliamo a metà. Chi lo sta? Eccole qua. Belia Vardaro dice sono arrivata tardi, il pane era asciutto. Allora vai. Allora così. Il pane era asciutto e l'ho bagnato leggermente in acqua. Ci saluta Giovanni Pastore, Giovanni Caserta. Ciao Giovanni Pastore, Giovanni da Caserta.
Giacco dice: io i polipetti li volevo fare alla puttanesca, ma li posso fare come stai facendo le seppie? Sì, ma li devi far cuocere per panettietto, perché il polpo è abbastanza coriaceo. Se lo vuoi fare così, dacci prima una precottura in acqua bollente e poi tu fai, certo, sennò... C'è Angela Gargiulo. Angela Gargiulo da Sorrento. Angela Bennett che ci saluta e ci fa i complimenti, dice purtroppo non si sente, ma forse sarà la gaffa e il forno insieme, ci sono problemi. Ancora Giuseppe Balestrino dice: mia moglie quando inizia la diretta dice prima oggi tu e Peppe guida chi ti ha combinato. È passato qua. Allora Giuseppe, ecco qua, sono cotte, vedete le teste sono belle, guardate come sono belle, che se fanno proprio mangiare, ma conditi da pregare, i corpi sono pronti, eccoli qua. Maria Palumbo da Torre del Greco dice: attendo il vostro caffè mattutino fatto di menù pratici e saporitissimi. Grazie Maria, grazie. Sì, sì, esattamente. Angela Del Grosso e... Eccoli qua i corpi, sì, pratici è la parola giusta, sono pratici, velocissimi, senza troppi giri di parole. Ecco qua, un attimo solo che arrivo con la piastra. Franco Gargiulo dice: la postina vuole andare in diretta, ormai si è capito. Non ho capito. Franco Gargiulo dice: la postina ormai vuole andare in diretta, si è capito. Sì, sì, ormai la postina... Io faccio qua, è Franco. Giuseppe Di Lascio ci saluta e dice: se faccio ste seppie altro che Bucondere, sono caro Parigi. Un abbraccio, chef. Giuseppe, ancora non è finito questo piatto. Questo lo metto per due persone, per una coppia, lo mettete a tavola, facete veramente un buon sudere. Buonissimo, non avete scrupoli, voi mangiate con voglia. Intanto salutiamo Pino Massa, oggi è la sua prima diretta con noi. Ah, Pino, e che hai fatto questo diviso? Siamo in diretta. Benvenuto, veramente grazie per essere qui. Allora, inforniamo la pizza, sì, metti in 170 10 minuti. Ok, la facciamo vedere. Sì. Okay. Nel frattempo mettiamo giù delle orecchiette. La verdura è pronta, prendiamo due pomodorini. Allora, aspetta, ti inquadro. Giuseppe Bartocci ci saluta. Ciao Giuseppe, buongiorno. Maria Fiengo. Ciao Maria, buongiorno. E ancora Salvatore Tortora dice: amortero purpe affugato. Ciao Salvatore. Che Salvatore, un bello spaghettino, lo spaghetto con purpe. Non devo mangiare, si dice la verità. Giovanni Caserta dice: chef Rossellina, un regalo per voi, dove lo spedisco? Ciao Giovanni. Guarda, ti ringrazio per il pensiero. All'osteria Nonna Rosa, il nostro indirizzo qui, perché abitiamo anche sull'osteria, per questo è il posto più sicuro. Intanto Vittorio Conte chiedeva: la pizza a quanto deve cuocere? 170 gradi intorno ai 10 minuti. Sì, 170, esatto, intorno il tempo preciso lo si deve vedere a piacere, quando è bella colorata, ambrata, la mozzarella fusa, e per questo dipende molto dai forni. Per questo, per quanto riguarda i tempi su questa cosa, vi consiglio sempre di darci un'occhiata a voi. Intanto Sasà Attanasio dice: buongiorno produttori di delizie e di gioie. A Barbara Ventura che chiedeva il polipo, se è possibile farlo con questa cottura, sì, però ci vogliono tempi più lunghi. Ancora c'è Luigi Fornaro. Sì, ciao Luigi. Ciro Mutillo da Modena. Buongiorno a tutti, ciao Ciro, buongiorno Luigi. Ancora Eugenio Bassano, ciao Rossella e complimenti a te e a tuo padre per quello che fate per noi, grazie. Grazie a voi, è solo un piacere essere qua con voi. Tutto bene.
Lucia Altieri dice no, non vuole partecipare alla diretta, la postina vuole mangiare. Ciao Lucia, sì, la postina hai capito pure che da fare. Allora, la piastra l'abbiamo fatta bella pulita, l'accendiamo sotto, ungiamo un'altra volta con un filo d'olio, la facciamo riscaldare, nel frattempo la pasta sta andando. Sandro Cipriano dice con la genovese di ieri a Positano credevano che la festa era maronno, che era festa era maronno con tutte le botte che abbiamo fatto. Ah, la festa di Positano, a te che adoro in quei vicoletti. Allora, piastra calda, andiamo a mettere su le nostre verdure. Cipolla, carote. Ginocchio, ma ce ne riesci qua mo? Questo è straordinario, buonissimo questo piatto, ripeto, due persone si fanno un bel piatto di questo con quattro ceppi, tutto questo attorno, mettete a cena la coppia, vi divertite, vi consolate e dimagrite pure. Intanto Piera Patrizzi dice ieri abbiamo mangiato la genovese, una vera goduria. C'è Gianna Balsamo che ci saluta, ciao, Cristian De Rosa da Trieste. Buongiorno Cristian, ciao Gianna. Allora, un po' di prezzemolo. C'è Rossella Minopoli che è una, anche lei una nuova, infatti dice vi seguo per la prima volta. Ciao Rossella. Siete bravissimi, baci da fuori grotta. Grazie, benvenuta. Rossella, siamo un bel gruppo che stiamo facendo questa cosina da un po' di tempo che... Vabbè, benvenuta, però se ti fai qualche giretto pure nei tutorial precedenti ci sono un sacco di cose belle che puoi prendere spunto. Antonio Federico dice ma il pesto di fave che fine ha fatto quando lo utilizziamo? Antonio, scusami. Allora, Michelangelo Russo dice ormai siete diventati un appuntamento immancabile. Grazie, grazie. Allora, sto facendo un trito di prezzemolo, aglio e un po' del cuore della barba del Pinocchio. Eccolo qua. Prendiamo la seppia. Vedi quanto è bello. Antonietto Giuseppe Ambrosi dice siete un'ispirazione per noi con tutto quello che fate. Un saluto da Biella, abbiamo fatto anche noi la genovese. Grandissima, bellissima. A Biella fanno. Antonio a Biella che accettrice, se non sbaglio, c'è una cosa buonissima, no, quella specie di wafer, che mi sfugge il nome, che è straordinario. Ecco qua, sale. Un trito di prezzemolo, aglio, olio, guardate che è questa cosa, già lei, già mi dice tutto cosa, già mi sta parlando. Sofì De Martino ci saluta, lei ci segue da Milano, sono figlia di un vicano e nipote di Peppo Gragnanese, è un onore partecipare alle vostre dirette, grazie di cuore. Grazie a te, un goccio di succo di limone, eccole qua, guardate queste seppie, yeah, ditemi per me, che se non vanno. Ma non è finita qua, però devo fare un servizio, altrimenti facciamo un brutto servizio. Le orecchiette le scoliamo belle al denti. Carlo Conte dice non vedo l'ora di fare di avere la possibilità di farmi 800 km per venirvi a trovare, siete bravissimi, saluti da Mantova. Grazie Carlo, ti ringrazio veramente. Maria Buonocore, genovese buonissima, molti miei amici hanno cucinato insieme a me, veramente bellissimo. Grazie, faremo, poi ci organizziamo, fra qualche giorno, penso settimana prossima, ci organizziamo e vediamo se riusciamo a mettere su il ragù. La cosa che ci tengo a dirvi, ecco qua, un attimo che giro le verdure, la cosa che ci tengo a dirvi, voi sapete le verdure proprio in una marcata, vuol dire una strisciata di brace, e va bene così, non le dovete stracuocere, non ci deve perdere troppo tempo, devono rimanere il colore loro naturale e croccanti, e non è mica le cose bosche. Vittorio e Raffaele da Montoro ci salutano, anche Giussi Petito,
Lei mi sta appassionando, è un maestro, grazie per i consigli. E Maria Romano dice: ieri ho fatto la genovese, però vegetariana, i buchi a terra. Sì. Lo so, mi hanno informato Maria. Proviamo un attimo il tagliere. Alberto Varrecchia ci saluta dalla Svizzera e Akis dalla Grecia. Az, ciao Akis. Mariano dice a Biella fanno i canestrelli. I canestrelli. E sono straordinari, sono buonissime. Una cosa, una volta me ne regalarono alcune al caffè, se non sbaglio, ma sono una cosa, guarda, l'Italia è fantastica. Allora, lattuga ben lavata. Pina Pirolo ha fatto gli spaghettini al limone, mentre Rosaria Zoccoli ha ripetuto la ricetta del kebab napoletano. Uno spettacolo, non sapevo di essere così brava. Grazie, è un piatto buonissimo, non ho inventato niente, pure c'è stata chi te la dice, è una cosa, io quello che ti stavo dicendo prima, che è importante questa cosa. Allora, sulle verdure un pizzico di sale, eccole qua, l'altro minuto è sopra. Francesco Napolitano chiede se si può fare un battuto alla scapece su queste seppie. Come no? Ma questo qua più o meno ci potrebbe stare pure. Ci ho messo, lo mettiamo qua, eccole qua. Dina Giuditta dice: oggi mi sono seduta in giardino al sole e vi seguo come se stessi guardando un interessante film a lieto fine. Eccole qua. Vi dicevo, e andiamo a posizionare le nostre verdure sopra le seppie. Guardate che quello diventa un quadro. E, pure per quanto riguarda la genovese. Ma questa non è l'originale ricetta, ma questo no, io non ho mai parlato di ricetta originale. Anzi, lungi da me avere questa presunzione di prendere l'originale e trasformarlo. È la mia genovese, sono i miei pensieri di cucina. Per questo non vi preoccupate, non vi allarmate, perché io, assolutamente, la tradizione è chi ad hoc, proprio io che sono uno dei grandi cultori della nostra tradizione, questa è la mia versione, non dirò mai la genovese napoletana, la mia genovese. Gaetano Ferraraccio dice: orecchiette con i broccoli, cime di rapa, una vera leccornia. Vincenzo Marcello ci saluta dalla Svizzera. Ancora Mimmo Russo, saluti da San Bartolomeo in Galdo. Ciao Mimmo, ciao Vincenzo, questo quanto mi dà? Sì. Ecco, sta loco. Eccola qua, guardate qua, sapete che cos'è? Facciamo andare tutto il nostro fondo. Noi l'abbiamo condito, guardate. Alfonso Arpino dice: complimenti chef, diceva mio padre, l'art con l'art e o lupo che pecora. Grazie Alfonso, sì. Gianluca Astuto ci segue direttamente da lavoro, sempre solo cose buone. Aurelio Ferraro ci saluta dall'Australia. Ciao Aurelio, ciao, buongiorno. Ancora Lina Albino. Ciao Lina, eccolo qua. Allora, guardate questa bella grigliata, ve la mettete a ta, facile il buco dentro, bella grigliata e soprattutto sana. Orecchiette, le ho messe a raffreddare, le ho tolte belle al denti. Salutiamo Luca Martinelli, Antonio Esposito. 3 minuti di cottura, ciao Luca, 3 minuti di cottura. Allora, questa qua volendo possiamo passare un attimo in acqua, così la blocchiamo ancora meglio la cottura. Dicevo, Antonio Esposito da San Giorgio a Cremano e Virginia Fusco, genovese buonissima, per la prima volta i miei figli l'hanno mangiata, grazie. Virginia, grazie a te. E anche Maria Cristina dice: genovese migliore del mondo. Grazie. Ho superato la suocera. Grazie. Eccolo qua il pesto che mi chiedevi delle fate. Antonio Federico, eccolo. Eccolo qua. Allora, cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare una insalata di pasta. Pomodoro, tenevo i gialli appesi e ho usato lo spugnino giallo appeso, pesto di fave, che sarà una bomba. Due fave crude,
intere, così diamo due consistenze di fave. Eccolo qua dove sta, ecco qua. Ricci Garotti Marco dice: sono Marco Ricci da Bologna, vi seguo da sempre. Lo chef mi ha fatto scoprire la meraviglia della pasta risottata. Grazie Marco, sì, è troppo buono. Ti capisco, un poco di mozzarella, un poco di cipolla, una grattugiata di pepe, ve la preparate adesso e ve la mangiate fra un paio d'ore. Raffaele Napoli dice: sta seppia deve andare in analisi, parlo su lesso. E Roberto Pennabianca dice: siete il top dei fornelli. Grazie. Eccolo qua. Alfonso Arpino chiede un piccolo riepilogo su come si fa il pesto di fave. Sì, a posto, non abbiamo fatto nient'altro che frullarlo con il pepe, il stesso elemento della, che si può usare per il pesto. Io ho messo un poco di pecorino, un poco di parmigiano, olio, sale e un pizzico di pepe. Ho frullato tutto con le fave pelate. Puoi farlo anche senza pelarle. A me mi piace la nalavaga che la pelle, però. Ah, eccola qua. È pronta, vieni qua, Rosalina, metti qua la pizza. Eccola qua. Scegli il full, non ci serve niente. Ah, guardate qua. Via. Yeah. Mi raccomando, guardate bene. Guardate, commentate per favore. Dite la verità, è una bomba atomica. Guardate qua. Pizza, fave, cipolla, pancetta e fior di latte con pane duro, croccantissimo, guardate, croccantissimo. Allora, Antonietta intanto ci risponde, dice: ci troviamo a Biella ma siamo di San Marzano, voi ci fate respirare aria di casa nostra. Grazie Antonietta. No, no, insalato di orecchietto con pesto di fave. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosina, però nel frattempo devo partire prima con la salsa. C'è Fate! Oh, super! Ciao Fate! Ciao la mia cara. Buongiorno! Fate. Un grandissimo abbraccio, Fate! Allora, facciamo così, prendiamo un poco d'aglio, un becco d'aglio. Nel nostro pentolino, olio. Anna Maria Saraceni dice: in ritardo ma ci sono, buona settimana a tutti. Grazie pure a te. Mettiamo a soffriggere aglio, olio. Enzo Santini dice: Dio fece il cibo, Peppe Guida il condimento. Ciao, buongiorno Enzo. Allora mettiamo aglio, olio, due capperi, passiamo un po' con la fiamma. Due capperi, olive bianche, olive nere. Giovanni Ardito dice: wow, fine Romun e intanto Nunziante Alibetti, stamattina non me ne vedo bene. Un occhio a te e uno al lavoro. Non già, ormai fortunata bene, dobbiamo riprendere piano piano, proprio pianissimo tutto quello che abbiamo lasciato fino a 2 mesi fa. Ma con molta calma, mi raccomando. Paolo D'Amato dice: tanto la pelle aleva nonna. Esattamente, guarda, io facessi dopo. Allora, foglio di carta da forno nel frattempo. E adesso... Marco Angrisani e Luisa Elefante dicono: questa pizza è davvero spettacolare. Ciao Marco, sì. Luisa è... Anche Do Zampatore dice: a pizza e a fine Romun. È spettacolare, è il termine giusto, è buonissima, è troppo buona. Vi posso garantire che è troppo troppo buono. Fatela, pigliate quattro fa perché poi è il periodo. Ecco qua l'arma segreta. Finalmente. Oh. Luigi Nastelli. Ciao Luigi, no, chiede solo. Ho fatto contenta, non lo sa che mi dicono che guardi la mascherina. Qualche giorno di questo mi ho presentato una mascherina. Luigi chiedeva se il pesto va fatto con fave sbollentate o crude. No, no, tutto crudo. E c'è eccolo qua. Rosario Ru. Ciao Rosaria, buongiorno. Allora, soffritto, mettiamo
passata di pomodoro, la nostra passata di pomodoro, e facciamo andare. Nel frattempo, Rosario, l'arma segreta, ha visto? Achille dice, mo dopo tutto ciò con quale coraggio mi siedo a tavola, sei un assassino. Allora, vi faccio vedere questa cosa che è troppo bella. Prendete un cerchio, questo è un tagliapasta. Lo bagnate un poco d'acqua, foglie di carta da forno unto. Prendiamo il nostro risotto al baccalà, vi ricordate? Il nostro risotto al baccalà. E andiamo a fare... Guardate, lo pressiamo per bene. Togliamo quello che è in eccesso, eccolo qua. Padella antiaderente, leggermente unta. Andiamo a fare il suo pizzico. Guardate qua. Vediamo un altro. Ti devo mettere su quanto stamattina, no, cosa ci leva la guerra? Ah, Giuseppe Balestrino dice, Don Salvato, scusate, ma sta crema volevo fare assieme. Ci state facendo sparire. Don Salvato, ieri ve l'ho detto. Giuseppe, ieri a Don Salvato gliel'ho detto, guarda che qua stiamo aspettando tutto quanto, il tuo benessere va a restare c'è. E Don Salvato non mi è creduto, ha detto, ma quando mai? Si sembra tu. Ecco qua, grazie Giuseppe, perché così hai dato spiegazione a Don Salvatore che non sono io. Don Salvatore, aspettatemi un attimo. Daniele Guarino ci saluta da Bucarest. Ciao Daniele. Ma fate tostare piano piano, con fiamma bassa, un filo d'olio, lo fate tostare con molta calma. Giacco dice, Dio ha creato il grano, Peppe Di Martino, Avast e Peppe Guida e bomba. E bomba. Da questo ne potremmo fare pure degli arancini di riso che sarebbero straordinari. Immaginate, questo qua ci mettete un ripieno di olive capperi nel cuore dell'arancino. E lo friggete. Giacco dice, non mi fine dovrei gustare quanto. Hai ragione, io non mi trovo. Ma parmi la nuvoletta, Giacco, che diciamo. Ancora Sandro Maimone dice, la cucchiarella. La cucchiarella oggi non c'è servita. Roberto Damante dice, volevo ringraziarti per la genovese. Grazie, grazie. È stata una cosa bellissima sapere che in qualche posto, in qualche casa, c'ero io con la mia genovese. È stata una cosa troppo bella. Allora, facciamo la sua cosa perché io non mi trovo. Eccolo qua. Anche Pasquale Manzo dice esatto, ma sta crema, aspettiamo che esce il vaccino. Vedete di intervenire voi, Pasquale, perché non Salvatore, non voglio capo due. Poi se sta qui, le ricette sono. Eccola qua. Andiamo a vedere che sta succedendo qua. Vedete, li fate tostare belli. Belli, belli. Fateli tostare per bene, un altro filo d'olio. E ci fate fare una bella scorzetta. Lina dice, chef, mo con il guanto sei proprio un grande chirurgo della cucina. Sì, non mi voglio dire il guanto, Lina, non mi trovo. Ma qualche giorno faremo un collegamento, guanti, mascherine e poi mamma si bianca, avete visto quella scenetta che sta girando sul web? E allora vedete uno vestito così e dice, buongiorno, tutto qua, ti rispa fatto il dopo che sai tu. Ma morire la cosa di lì. Il povero che non vedesse mai, è una cosa straordinaria. Edoardo ci saluta da Alessandria, dice se mi capita di andare a Napoli verrò subito a mangiare da voi. Ciao Adriano, Edoardo. Edoardo, sì. Edoardo, ma non è se ti capi, tu devi partire apposta. Ma che ti prendi le vacanze, che dobbiamo fare le vacanze in Italia, mi raccomando. Te ne vieni qua in penisola. Ai voglieri che ci sta di tutto e di più. Isole, scale, architettura, cultura, sapore, mare, terra, montagne, terme, ci sta tutto questo. In Italia dobbiamo, possiamo
C'è Emanuela Ferro che ci saluta, dice: buongiorno, oggi vi saluto da Piano. Rossella, se sali a trovare i tuoi congiunti, avvisami. Ciao Emanuela, ecco qua, una bella tritata, faccio lì, che piace porca, che se è una bombola atomica. I tortini stanno andando, stiamo facendo un tortino di riso croccante. A proposito, questo Emanuela una volta me l'aveva detto, sta cosa. Eccoli qua, la salsa sta andando. Erminia Genovese dice: oggi sono al lavoro ma riguardo tutto nel pomeriggio. Grazie, mettiamo un po' di flessibilità nella nostra salsa. Raffaele Napoli dice: vorrei un pezzo della camicia dello chef per usarla come arbre magique nella mia auto. Sì, sì, la adoro, soprattutto l'altro giorno la con la Genovese. Era inebriante, inebriante. Vediamo che a che sta la salsa. David Fiordigio dice: fate i buchi a terra oggi? Sì, sì. Abbiamo quasi finito, in verità. Abbiamo quasi finito. Un altro pizzico di sale. Qua ho fatto una puttanesca veloce. Sempre veloce. Angela Conte dice: la Genovese ha fatto i buchi a terra in tutta Europa. È troppo bellante questa cosa. Intanto rispondo, ringrazio Luisa Elefante che ha risposto da Assuntina sui taglieri, perché mi ero persa questo messaggio e quindi ha risposto lei per sì, noi, grazie. Ecco, infatti si è appena collegato e ci troviamo perfettamente. Oscar Nastro. Ciao Oscar. Ne ho provato solo uno. Bazinga straordinaria. E ti devo dire la verità, l'ho bevuta perché è arrivata a tempo, l'abbiamo bevuta dove? Forse con la Genovese. Ah, sì, sabato infatti arrivò. Eccolo qua. E chiudiamo con il nostro riso, che abbiamo recuperato l'acqua del baccalà, dello stoccafisso, dove l'abbiamo bollito, che abbiamo fatto le patate e l'altro piatto. Abbiamo cotto il riso nel lato dello stoccafisso, l'ho conservato e ne ho fatto un tortino di riso bello croccante con una bella salsa di puttanesca in coppa. Eccola qua. Maria Fiengo chiede se è possibile sostituire il pesto di fave con il pesto normale di basilico. Come no, figurati. Va benissimo con lui. Francesco Napolitano dice: sto camminando per casa col cello in mano, ho fatto un buco in faccia a un muro per guardare il telefono. Eccolo qua, il nostro tortino di riso croccante col stoccafisso alla puttanesca, velocissimo, tutte cose di molto veloci, di recupero. Abbiamo recuperato l'acqua dello stoccafisso, ci abbiamo cotto il riso dentro, venerdì, l'ho conservato, quello lo mangiamo, ne ho conservato un po' che me l'ho preparato così, un po' di puttanesca, è troppo buono. La pizza di pane con fave e tutto sta baratando, non vuol dire proprio, è una cosa eccezionale, velocissima, buonissima, croccantissima, sana. Guarda, fatela e poi mi fate sapere che cos'è. Insalata di pesto di fave con pomodoro, fave crude, fave, il pesto di fave e fave intere crude, pomodoro, mozzarella e un filo d'olio e pepe, e poi questa grandissima grigliata che ha filo muro, seppie, lattuga fresca e poi carote, finocchi, cipolle, bella quantità, tavola regale. Antonello Somma dice: tortino alla puttanesca bellissimo. Francesco Lipartiti, sempre ottime ricette. Grazie. E Giuseppe Balestrino lo chiudiamo con questo, perché dice: Don Salvato, non vi scordate l'amico, vi volimmo bene. Esatto, Don Salvato, non vi scordate, cercate di darci il vostro ok. Al limite venite qua, tanto non abita lontano, ve ne faiz, tanto Salvato gli piace. Bassocchiette pure bravissime comunque. Bene, vi ringrazio. Sabato, solo per informazione, siete stati tantissimi. Vi ringrazio per le condivisioni, vi prego di continuare. Ma sabato c'è stato un putiferio di condivisioni, di like e di visualizzazioni.
Mi raccomando, quando cucinate fatelo sempre per un po' in più per qualcuno che voi sapete sicuramente. E che dire, vi ripeto, oggi inizia la seconda fase, ma non è detto che inizi nei feste, diciamo che i feste sparano i bot. Da oggi dobbiamo fare molto più attenzione, dobbiamo essere molto cauti, dobbiamo essere, vabbè, come lo siamo stati fino adesso, perché siamo stati bravissimi, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso senza abbassare la guardia. De Luca è stato chiaro e io appoggio il suo pensiero. Teniamo in mano un altro poco, perché poi la cosa si sistema e andiamo tutti, riprendiamo tutti la nostra vita, sperando poi di conoscerci tutti quanti per questo famoso per questa famosa giornata dell'abbraccio. Che dire più? Ci vediamo domani, grazie. E uno di questi giorni ci organizziamo, perché vi faccio la sorpresa, vi porto a fare un giro a Montechiaro e là faccio proprio rimanere senza parole. Grazie, ciao, a domani.